Da Cagliari, ragazzi, come state? Bentornati nel mio canale. Allora, eccoci qua, prepartita Catanzaro Südtirol. Ne parliamo subito, ma prima vi chiedo like, condivisione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e vi ringrazio che lo avete fatto nell'ultimo video, è stato veramente visto da tanti. E vi chiedo ancora un favore, cioè siamo vicinissimi a un obiettivo dei 700 iscritti. Vi ringrazio se lo fate, per me è fondamentale, è importantissimo. Grazie se lo fate. Allora, andiamo alla prepartita, ma prima guardiamo insieme i risultati di oggi della Serie B. Allora, so che in questo momento stanno giocando sia Sassuolo che la Carrarese, cioè Sassuolo-Modena, il che mi fa un po' pensare male, perché, ve lo dico subito, non capisco perché stia giocando Sassuolo-Modena, visto la difficoltà di Bologna-Milan, che è stata rinviata. Anche il Motor Show di Bologna è attivo, cioè è visitabile o quant'altro, cioè, insomma, l'unica cosa che è stata rinviata appunto è stato Bologna-Milan. Infatti i tifosi milanesi sono incazzatissimi e non posso dargli torto, gli devo dare ragione. Al di là di questo, Spezia-Bari giocata ieri 0-0, Cesena 2 Brescia 0, Cosenza 1-1 contro Juve Stabia, Cosenza con un'altra espulsione consecutiva, visto quella precedente la settimana scorsa. Cremonese, grandissima vittoria col cambio di allenatore Curini già alla seconda vittoria consecutiva, con in gioco, in campo, Van de Putte, messo nel suo ruolo e ha fatto assist, già il secondo, quindi c'è tutto da ridire. Il Palermo 2-0, se non sbaglio è la prima vittoria in casa, ditemi nei commenti se sbaglio. E in questo momento Sassuolo Modena 1-0, come detto, e qui mi prudo un po' le mani, Carrarese 3, Cittadella 0 nel primo tempo. Ripeto, contro Cittadella è stata un'occasione persa. Allora, andiamo a noi. Domani affrontiamo il Südtirol. E veniamo una settimana in cui, tra dichiarazioni, conferenze stampe e situazioni anche Ranieri, capisco che il mister non abbia passato una bella settimana. Detto ciò, tutti hanno parlato della buona figura fatta a Bari, del buon pareggio fatto a Bari. Io sono attualmente ancora un po' restio su questa cosa, ma perché sto aspettando le prossime partite. Difatti domani c'è solo una parola, è brutto dirlo così, cambiamo genere, domani bisogna vincere, no, non vorrei che il video venisse un attimino visto male. Comunque domani c'è la vittoria da fare, non ci sono scuse, né sconfitta soprattutto, ma neanche pareggio fortuito, voluto, torti arbitrali, non me ne frega niente, domani bisogna vincere e basta. Pareggi non ce ne facciamo niente, anche perché giochiamo in casa, e quindi diciamo che ora effettivamente il tempo delle chiacchiere è veramente finito. Siamo a questa fantomatica decima giornata, nona, undicesima, quella che dicevo io, quella di cui io pensavo di dare tempo al mister Casetta, perché siamo a novembre ora, e pretendo e voglio una vittoria. Non credo che ci siano tante altre cose, anche perché se no facciamo come contro la Carrarese, che sì, abbiamo vinto 3-1, ma è stata una vittoria un po' così, che ha soltanto posticipato il malumore che ci stiamo portando dietro. Domani, viste che tutti hanno parlato della grande prova fatta a Bari, mi aspetto domani una vittoria. Io sono sempre il primo che dice le partite si giocano in 22 e non in 11. Sì, ma domani bisogna vincere, non c'è tanti discorsi, domani bisogna vincere. Lo ha chiesto anche il pubblico, la curva, con raduni anche lì al Poligiovino, o come Cristo si chiama, non mi ricordo. Quindi bisogna vincere, anche perché poi arriviamo a una settimana in cui ci sono tre giornate di campionato. Domani, poi insieme a mercoledì contro il Pisa a Pisa, e poi ci ritroviamo in casa contro il Frosinone. Frosinone che anch'esso ha cambiato allenatore. Ora, io di queste tre partite mi aspetto due vittorie e una sconfitta, perché contro il Pisa ci sta anche perdere. Ma Frosinone e Südtirol domani, cioè, devono essere 6 punti.
su 9 punti ne voglio almeno 6. Mi pretendo, li esigo sinceramente. Anche perché poi si parla davvero di discorso salvezza e bisogna cominciare a salvarsi realmente, non per finta, non per pareggi, non per altre cazzate. Domani bisogna vincere. Sarà bella decisiva per Caserta, secondo me, perché comunque viene da una settimana, come detto, di chiacchiere, e questa settimana invece non ci sarà neanche il tempo di valutare le altre squadre. Contro Bari ha avuto la sosta di studiarsela tutto quanto ed è venuta fuori una buona partita. E va bene. Ma ora c'è poco da dire. C'è poco da dire e c'è da fare 3 partite in una settimana. Quindi è qui che viene fuori la squadra, è qui che deve venire fuori l'allenatore, è qui che non devono più venire fuori le chiacchiere, perché questa settimana, ormai da tanto tempo, bello l'abbraccio, gemello, Caserta, tutto quello che volete, vedo però, nel senso, buone cose sul discorso di conferenze stampa, perché il gruppo è coeso, il gruppo è compatto, è un gruppo bellissimo, ci troviamo bene, la città è calda, i tifosi sono caldi, anche con la conferenza stampa di Brighenti, chiede di esserci dai tifosi. I tifosi ci saranno sempre, quello non è un problema. Ci sono sempre stati, non c'è bisogno che tu lo dica. Quindi, fatta questa premessa, bisogna essere veramente concisi nelle cose e domani vincere. Avrò detto sì e no 100 volte. Domani bisogna vincere. Non c'è se, non c'è ma, non c'è pareggio, non c'è sconfitta. Bisogna vincere. Niente. Per il momento finisce qua, ragazzi, ci vediamo domani poi per il post partita. Magari stasera vi lascio uno shorts perché c'è il classico, vorrei vederlo, Barça Real o Real Barça, ora non mi ricordo. E niente, tutto qua, ragazzi, like, condivisione, commentate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e non mi ricordo più. Ciao ragazzi.